a tale quale, con Dimentico tutto, Emma. Prendi il microfono, sentiamo i nostri giudici. Vincenzo, inizio da te. Ma sicuramente rispetto alla puntata scorsa, un bel passo avanti, il trucco ottimo, molto, molto ben. Il colore della voce in certi momenti era davvero azzeccato. Forse l'intonazione ancora sento un po' incerta, però sicuramente un passo avanti rispetto alla, a come hai intonato la volta scorsa, perché anche questa non era facile, le note non far calare le note davvero è difficile, insomma, in questo pezzo. Loretta. Allora, riguardo alla voce è sorprendente, perché io non sapevo che tu avessi così tanta voce. Forse l'altra volta io ero senza voce, ero anche sotto cortisone, però non. Ah, vabbè, hai ragione. Allora, vedi, c'era una motivazione. No, hai una voce bella, potente, hai una grande energia. Ho trovato che in qualche momento somigliassi più a Loredana Bertè, un attimino più, un po' più troppo aggressiva rispetto ad Emma, che ha una voce, come dire, rugosa, chiamiamola così, però non troppo. Sì, così cattiva, in alcuni momenti cattiva nel senso tra virgolette, ho trovato un po' Bertè, però riguardo alla tua performance, al fatto di come canti eccetera, è una bellissima scoperta. È la prima volta nella mia vita che canto. Non sapeva neanche lei, sa, la prova è con la maestra. Sì, guarda, ma dal vivo così. No, no, guarda, veramente complimenti. Fammi fare un grande abbraccio alla mia amica Emma, un grande bacio. E poi devo dire che qua invece io ho notato veramente stasera, perché anch'io non sapevo che Sara cantasse, e stasera si è notato, al di là appunto come diceva giustamente Loretta, che ogni tanto si andava un po' su Loredana, però lì veramente stasera più che in altre sere ho notato il grande lavoro dei coach, perché hanno fatto un lavoro veramente straordinario. Guarda che prendere persone che non hanno mai cantato e dargli comunque un colore, comunque l'intonazione, comunque il modo di cantare, la postura, non è una cosa semplicissima. Complimenti veramente. Chiudiamo con Enrico. Ciao. Ciao, ciao.
E io la puntata scorsa l'ho vista da casa, quindi giudico da spettatore più che da giudice, insomma. Devo dire che la scelta è una scelta difficile, insomma. Quindi ti sei messa alla prova, per cui già per la prova di coraggio già meriti un applauso. E delle incertezze, lo sai anche tu, qua e là, insomma, proprio per questa tonalità, un tono un po' più grave, diciamo, per cui comunque una bella performance, meriti un applauso, ripeto, sempre per la difficoltà della canzone. È stato e quindi bellissimo. Bene, bellissimo. Molto bene. Sara, accomodati. Ciao.